oggi parliamo di equilibrio. Vediamo insieme la posizione dell'albero, che è una posizione di solito considerata principianti, ovvero è una delle posizioni che introducono il discorso dell'equilibrio sui piedi nella nostra pratica yoga. Allora, è considerata principianti in realtà anche perché offre diverse varianti che permettono veramente di partire proprio dalla base per iniziare a prendere confidenza con tutti gli elementi che compongono l'equilibrio. Infatti, ora, prima di vedere di per sé la posizione dell'albero, vorrei giusto dire due accorgimenti su quelli che sono in realtà gli elementi base che compongono l'equilibrio, che magari da fuori non si vedono, ma che effettivamente aiutano veramente nel mantenimento di una posizione di equilibrio. In realtà la gran parte di questi elementi riguardano un equilibrio in piedi, ma riguardano una qualunque posizione in equilibrio, che possa essere sulle mani, sulle braccia, appunto sui piedi. Quando si tratta di equilibrio, in generale aiutano sempre lo sguardo. In realtà aiuta tantissimo, infatti, per fare poi delle posizioni dove ci si mette sempre più in gioco con l'equilibrio, ci si sfida a chiudere gli occhi in una posizione di equilibrio, perché infatti lo sguardo è un punto di ancoraggio che ci permette veramente già, grazie a quello, di mantenerci stabili, trovare il nostro equilibrio. E effettivamente l'equilibrio riflette molto anche uno stato mentale, uno stato interiore. Infatti, chi lavora con l'equilibrio lo sa, non è sempre uguale l'equilibrio. Ci sono delle volte, dei giorni dove ci si sente veramente delle rocce super stabili in delle posizioni e magari la stessa posizione il giorno dopo, non, anche se magari riusciamo a farlo ugualmente, ma non sentiamo la stessa stabilità. Riflette molto proprio lo stato emotivo, diciamo anche proprio lo stato mentale, quindi la quantità di pensieri che ci sono nella nostra mente. Se siamo molto confusi, siamo in un periodo stressato, stressante, dove abbiamo veramente inquieto, dove ci sono tante preoccupazioni, e quindi diciamo la mente è caotica, impegnata, è satura, mi viene da dire. Non c'è spazio veramente per la stabilità, non c'è spazio per l'equilibrio e quindi sarà più difficile riuscire a mantenere certi tipi di posizioni. Quanto più riusciamo a calmare la mente, svuotarla dei pensieri e rimanere presenti in quello che c'è qui ora, stabili, quanto più è facile mantenere anche le posizioni di equilibrio con il corpo. Quindi in realtà mente e corpo, come sempre, vanno di pari passo. Lo sguardo aiuta in questo senso perché nel momento in cui focalizziamo l'attenzione su un punto con il nostro sguardo, stiamo aiutando la nostra mente, gli stiamo dando un compito, gli stiamo dando un lavoro e quindi le permettiamo anche di svuotarsi da tutto quello che adesso non serve. Infatti, nelle posizioni di equilibrio, soprattutto quelle che per noi sono sfidanti, quindi magari la posizione dell'albero magari ci viene facile, ma magari una posizione in equilibrio sulle mani piuttosto che una più avanzata. Se non abbiamo la mente completamente sgombra, molto facilmente cadremo o sarà veramente difficile poterla mantenere. Quindi abbiamo veramente bisogno di svuotare la mente. Quindi il consiglio è sempre focalizzare la mia attenzione, il mio sguardo su un punto stabile fisso a terra. E questo è il primo elemento. Un altro elemento che compone l'equilibrio è il nostro core, l'attivazione addominale, il centro del nostro corpo. Da qui dipende poi anche se io ho stabile quest'area, che è la parte centrale del mio corpo, sarà molto più facile riuscire a controllare gli arti e tutto il resto del corpo. Quindi attivazione con, per chi li conosce, Mula Uddiyana Bandha, quindi invece che rimanere completamente senza controllo, il coccige cade leggermente verso terra e l'ombelico viene un pochino risucchiato verso la colonna. Questa attivazione mi permette di avere molta più stabilità. Una volta poi nelle posizioni di equilibrio in piedi, un altro elemento fondamentale sono ovviamente i nostri piedi, perché sono la base del nostro equilibrio. In questo caso vi consiglio di andare a vedere il video sul mio canale dedicato a Padabandha, ovvero come attivare correttamente nello yoga i nostri piedi. Quindi una volta che ho impostato tutti i miei elementi, inizio a spostare il peso del corpo su una gamba. In questo caso scelgo ad esempio la destra, inizio a caricare tutto il peso sulla destra in maniera tale da poter scaricare il peso dalla sinistra. Dopodiché
Già qui voglio sentirmi stabile, già qui voglio sentire tutti i miei elementi bene attivi, bene controllati, la gamba che rimane a terra bene attiva. E poi piego la mia gamba a sinistra rivolgendo il ginocchio verso l'esterno, perché la posizione dell'albero è anche una posizione di apertura dell'anca. E posso andare a posizionare il mio piede sinistro a partire dalla caviglia in su. Questo è quello che vi dicevo, è una posizione appunto che permette veramente di trovare anche la variante più semplice che è questa. Quindi per chi ha grosse problematiche con l'equilibrio già questa sarà sfidante, altrimenti posso salire con il mio piede lungo la gamba fino ad arrivare magari con la mia mano aiutarmi a portare la pianta del piede all'interno della mia coscia destra. Una cosa che non si vede ma è importante è l'attivazione delle mie gambe, nel senso che io non sono qui con le gambe molli. Una delle cose che mi dicono, mi sento dire spesso quando insegno i corsi è: ma a me il piede non rimane su, mi scivola. Questo accade solo se non ho le gambe attive. Quindi è veramente importante che io attivi entrambe le gambe. La mia gamba, in questo caso sinistra, che il piede all'interno della coscia sta spingendo verso la coscia destra e la coscia destra sta spingendo via il piede sinistro. Questo tipo di attivazione mi permette innanzitutto di attivare anche il mio addome nella maniera migliore e corretta, di essere molto più stabile e di poter quindi po poi gestire molto meglio la mia posizione. Proprio a causa di questa attivazione vogliamo evitare di portare il piede direttamente contro il ginocchio, perché non vogliamo farci male. Quindi meglio o più sotto, sul poppaccio, oppure all'interno della coscia. Il ginocchio della gamba piegata, visto che è una posizione di apertura dell'anca, preme bene indietro. Da qui posso andare a portare le mie mani unite davanti al cuore. Una volta che sono stabile, posso salire anche con le mie braccia. I palmi si guardano fra di loro. Se possibile, vado proprio a unirli, altrimenti rimangono che si guardano. Posso in realtà tenere le braccia come preferisco, anche una qualunque variante, magari anche una mano appoggiata sulla coscia e l'altra stesa verso l'alto e poi cambiare dall'altro lato. Quella più tradizionale, i palmi delle mani uniti nell'estensione verso l'alto. E poi nel ritornare, provo prima a ritornare con le mie mani unite davanti al cuore e in ultimo sciogliere la posizione delle gambe sempre il più possibile con controllo. Questa è la nostra posizione dell'albero con tutti gli elementi che la compongono. Buonissima pratica e namaste!